Benvenuti tutti, ringrazio Aldo Marinelli per avermi dato questo spazio, questa opportunità, pur sapendo bene che io non sono uno psicologo, ma sono logopedista, esperto e docente in comunicazione su base programmazione neurolinguistica, ma volentieri metto così a disposizione alcune considerazioni che mi viene da fare in questi giorni, in questo periodo così difficile. Vedete, anzitutto la cosa veramente particolare è che ciascuno di noi è chiuso dentro casa, apparentemente isolato, ma in realtà siamo tutti uniti in una battaglia importantissima, nella quale ciascuno di noi può fare la differenza. Ed è una battaglia che ci vede uniti, paradossalmente, a tutto il mondo, perché è un nemico veramente invisibile, questo virus, che interessa tutto il mondo, non guarda frontiere, non guarda religioni, credi politici, però è molto pericoloso e questo nostro servizio lo dobbiamo assolutamente e soprattutto alle persone più fragili, immunodepresse, lo dobbiamo per rispetto del lavoro che stanno facendo tutti i sanitari in questo momento, le persone che comunque ci garantiscono i servizi per poter continuare a vivere comodamente nelle nostre case. Vedete, per la prima volta l'umanità intera è impegnata non contro un nemico di uno stato diverso e quindi c'è chi vince e c'è chi perde. Qui vinceremo tutti, perché chi perderà sarà questo nemico subdolo e silenzioso che fra l'altro crea veramente un dolore enorme. Pensate alle famiglie che perdono questi cari senza poterli neanche vedere e loro stessi che muoiono in completa solitudine. Quindi veramente il nostro impegno può far sì che questo periodo così difficile, così duro e doloroso possa avere una durata minore. E quindi ecco, in che modo possiamo impegnare questo tempo? Allora, sicuramente chi vive in famiglia starà già recuperando dei rapporti, soprattutto con i bambini. Immaginiamo quanti bambini abbiano sofferto la lontananza dei genitori per motivi di lavoro. Quindi riscopriamo il gusto di leggere insieme, di giocare, di stare insieme, anche così, di mettere a punto, no, alcune organizzazioni della nostra società famiglia che magari possono migliorare. Per chi vive da solo avrà ovviamente l'opportunità di scegliere di fare tante cose che lo interessano. Ecco, forse quello che può essere utile è farsi una piccola agenda quotidiana, no? Anziché lasciare correre il tempo così in modo caotico. E possiamo veramente fare tante cose per arricchire la nostra conoscenza, il nostro benessere, godere della bellezza dell'arte, della lettura, le chiacchierate al telefono. Telefoniamo per esempio alle persone che si sentono più sole. Ecco, un'altra cosa che sto notando è questo spirito di generosità che mi sembra di respirare nell'aria, no? Questa disponibilità a fare la spesa a chi non può. Ecco, tutto questo è molto bello secondo me e spero che rimanga anche dopo questa emergenza terribile. Perché vedete, la generosità credo che sia un dato molto positivo a livello sociale, cioè l'idea di non pensare di accaparrare una cosa per me, ma prenderla per donarla a un altro che nel frattempo ne dona un'altra a me. Ecco, questo secondo me è uno spirito molto bello, cioè il fatto di poter, se ciascuno donasse qualcosa, ognuno riceverebbe. E d'altra parte, ecco, un altro suggerimento mi viene di dare, nonostante la durezza del periodo, è di coltivare sempre uno spirito positivo. In che modo possiamo farlo? Per esempio, coltivando un'idea di gratitudine. Vedete, ognuno di noi ha motivi per essere grato per qualche cosa, solo che diamo per scontate, per esempio, delle cose importantissime, che abbiamo un tetto sulla testa, che possiamo mangiare tutti i giorni, che possiamo comunicare in questo modo, che abbiamo occhi per vedere, i profumi che possiamo sentire. Ecco, non ce lo dimentichiamo, anzi, ogni sera quando andiamo a dormire facciamo questo piccolo esercizio. Per che cosa sono grato oggi? A chi sono grato? Chi è stato gentile con me oggi? Con chi io sono stato gentile? Ecco, in questo modo ci concentriamo su quello che abbiamo e non può che essere un pensiero positivo.
E quindi questo è un po' quello che vi dico. E che altro poi? Vedete, stavo anche riflettendo su quanto tutti noi correvamo. Il mondo correva, correva velocemente, molto velocemente. Ci siamo tutti dovuti fermare. Allora, ma siamo sicuri che pure questo sia solo negativo? Vedete, correvamo un po' come il criceto gira nella ruota. Giorno dopo giorno, ma senza poi arrivare da nessuna parte. Allora ecco, usiamo questo tempo per decidere dove poi andare, quando finalmente ci potremo muovere, magari senza correre, col passo veloce, ma senza dimenticare di guardare la bellezza che c'è intorno, le persone che abbiamo intorno, di sentire i sentimenti. Ecco, questo potrebbe essere un modo nuovo di approcciarci alla vita quando finalmente potremo uscire, abbracciarci e riprendere la vita che speriamo veramente di poterlo fare presto perché c'è un problema serio anche a livello economico e lo sappiamo. Però dipende da noi, ecco, ricordiamocelo, sentiamoci tutti impegnati in questa unica battaglia. Siamo importanti, ciascuno è veramente importante. Quindi con questa consapevolezza possiamo affrontare questo periodo. E vi lascerò fra un pochettino con una metafora che prendiamo dalla natura. Quindi andrò in giardino. E non ci sarà la mia faccia, quindi vi saluto adesso, vi ringrazio, grazie per questa attenzione. Mi spiace di non aver potuto io ascoltare dei vostri punti di vista, dei vostri suggerimenti. Comunque, se volete, io ho una pagina Facebook che si chiama Comunicare per Crescere e quindi avremo la possibilità, se volete, di rimanere in contatto. Intanto, grazie ancora e siamo tutti certi che insieme ce la faremo. Ciao! Vi lascio i miei saluti davanti a questa pianta, che è una pianta di glicine. Perché? Perché, vedete, questi rami fino a un mese fa erano, sembravano secchi, sembravano morti, e invece no. Invece stavano preparando questi boccioli che fra non molto diventeranno delle cascate meravigliose di grappoli viola. Ecco, prendiamo questo periodo nostro di fermo, esattamente come sta facendo il glicine, cioè prendiamolo perché ci stiamo preparando poi anche noi per sbocciare, per fiorire e fiorire in una maniera ancora più bella di quella che conoscevamo. Quindi l'augurio che faccio a tutti noi è questo, avere la pazienza per avere poi la grande gioia di godere della fioritura che ci vedrà finalmente abbracciarci sulle strade al più presto. Insieme ce la faremo e andrà tutto bene. Ciao!